Stasera siamo veramente molto fieri, felici, gioiosi e non aggiungo altro aggettivo di presentare il romanzo di Valentina Camerini, secondo momento migliore, insieme al valido contributo di Jacopo Cirino. Due note dal fondo dell'officina. Com'è bello lavorare con Valentina Camerini. Che bel mondo che si porta appresso. Che sensibilità sa far trasudare dal suo dattilo scritto, prima ancora che dalla sua personalità. E senza mai perdere il filo dell'attenzione, è pur sempre capace di portare una sfumatura di sorriso e di presenza emotiva al lavoro che fa. E questo, che è una premessa affettuosa da parte mia nei suoi confronti, corrisponde però anche alla qualità intrinseca dell'opera. Ci sono momenti in cui si sorride, ci sono momenti in cui ci sono soprassalti di commozione, c'è un lungo dipanarsi, di vicende che corrispondono alla costruzione di psicologia. Le vicende vanno insieme alla costruzione di personaggi che poi ci accompagnano e ci portano fuori per strada all'alba, spesso, tra quando finisce la notte e comincia ad arrivare il giorno. Questo è il momento, è il confine dell'atmosferico del romanzo di Valentina Camerini. Lascio la parola a Jacopo Cirillo. Buonasera. La prima volta che ho preso in mano questo libro, la prima cosa che mi è venuta in mente è: a me questo libro non mi dovrebbe piacere. Non mi dovrebbe piacere perché parla di un periodo della vita che è quello che è a cavallo fra l'ultimo anno del liceo e i primi anni dell'università, che per me è abbastanza vicino da ricordarmelo perfettamente, ma anche abbastanza lontano per non averci più praticamente nulla a che fare. Però, quando ho finito di leggere questo libro e l'ho chiuso, ho detto, ma in realtà così non mi è piaciuto, e mi è piaciuto anche molto. E mi sono messo a cercare di capire perché. Perché mi veniva a dire, vabbè, ma leggendo, cioè, guardando la copertina, leggendo la terza, il riassunto, mi viene da pensare anche in maniera forse un po' snobistica, ma io non leggo sta roba qui, io leggo altra roba. Ma poi mi è piaciuto e quindi ho riflettuto su i generi letterari, oppure come la chiamano i giovani nel romanzo, la roba, e mi è parso di capire che in genere letterario, o comunque il target che in teoria questo libro potrebbe abbracciare, è una categoria molto più editoriale che lettoriale, perché io come lettore, anche se ho dei generi favoriti, non ho sicuramente un genere che leggo solo e un preferito rispetto ad altri. Quindi la prima cosa che vorrei chiedere a Valentina e vorrei cominciare a parlare con lei è questa: quando si scrive e quando tu hai scritto questo libro, hai pensato chi doveva leggerlo, qual era la persona o la categoria di persone migliore per apprezzare questo libro? No. Bene, passiamo alla prossima. No, la risposta è no, perché non ho pensato. La risposta è no, non avevo un genere, ma avevo un'età anagrafica. Seguendo un po' i consigli del buon senso, ho pensato, proviamo a scrivere di un'età anagrafica che non è la mia e che quindi conosco abbastanza da poter descrivere, e non solo descrivere perché l'ho vissuta, ma di averla anche metabolizzata e filosoficamente digerita, si può dire. Quindi mi sembrava che i 20 anni fossero un periodo della vita
legato al momento in cui ero quando ho scritto il libro, cioè i 30, ma forse anche abbastanza lontano da avere una prospettiva su quella tarda adolescenza. Quindi non ho pensato a un genere quando ho iniziato a scrivere, e ho scritto quello che poi era possibile in quel momento di vita nei 30 anni. E non ho pensato a un pubblico, e prima di rispondere davvero alla domanda, devo premettere che ieri quando ci siamo incontrati lui ha detto, lui mi ha chiesto, credi che potremmo chiedere al tuo editor di intervenire alla presentazione di domani? E io ho detto, non credo proprio che questo sia possibile, comunque non credo proprio che sarà presente il mio editor domani. E invece, e questo mette un po' in imbarazzo la risposta, perché per una volta questo libro dei vari scritti, io l'ho scritto pensando alla prima persona che poi l'avrebbe letto, e quindi davvero all'editor, che è una cosa un po' sgradevole da dire se l'editore è presente. Quindi passerei subito alla prossima domanda, se possibile. Va bene. Ha risposto? Sì, ha risposto. Partendo dall'idea per cui questo libro non doveva piacermi ma mi è piaciuto, io ho visto che in questo libro c'è. Si può, vuoi provare questo? Sì. Questo libro si può trovare un'idea di negativo che va attorno a tutto il libro, nel senso, è un libro che non doveva piacermi ma mi piace. È un libro triste, nel senso che comunque parla di cose anche tristi, ma in realtà non è triste, è molto divertente. È un libro sugli adolescenti, ma non è un libro per gli adolescenti. Quindi raccontaci un po' questo. Intanto dimmi se ho detto un amicchiato, se è vero, e poi raccontaci un po' questa idea di un'apparenza, e poi quando lo leggi invece capisci che è tutt'altro. Sì, in effetti quando parlavo della storia che avevo intenzione di scrivere con amici e conoscenti che lavoravano vagamente nel mondo editoriale, e tutti mi dicevano, guarda che è una storia di una tristezza infinita, cioè non credo che il mondo abbia voglia di deprimersi in questa maniera. Ma io dentro di me sapevo che non sarebbe stata una storia triste. Come questo sia possibile in effetti non lo so. Noto che il più bel complimento che mi è stato fatto da un lettore mi ha fatto ridere e piangere. Io sul ridere posso ancora capire, sul piangere in effetti posso immaginare che sia un pianto un po' di commozione. Purtroppo non posso dire niente per non fare spoiler sui contenuti di questa commovente storia. Se vuoi raccontare due secondi cosa succede così. Sì, la parte triste in realtà, per chi non l'avesse letta, è legata al fatto che uno dei due protagonisti ha un tumore al cervello, che non fa per niente ridere in effetti, sembra una cosa piuttosto deprimente, e lo è, ma chi vorrà poi leggere questo libro si renderà conto che il tumore in realtà non compare mai. No. E lo so, non credo di avere sempre tenuto la parte triste di questa storia in un retrocervello e averla usata solo come un'ombra proiettata sul muro per poi raccontare altro. Forse è un po' il messaggio del libro, però, che dagli eventi più sgradevoli e brutti della vita si può anche cercare. Che sembra un messaggio un po' brutto, un po' cheap, però è anche vero. E voglio pensare a chi mi dice che ha anche un po' riso, un po' pianto, che il messaggio in effetti sia arrivato. Dalle prime file mi fanno sì con la testa. Sì, allora riso e pianto tutti. Allora, il titolo è un titolo particolare che, leggendolo così, è molto di effetto. Perché è bello, secondo me è un momento migliore. In teoria, se è un momento migliore, può essere solo il primo. E questo titolo viene da una delle ultime pagine del libro, forse la penultima, esatto, in cui il protagonista Alberto ricorda un proverbio che gli aveva detto una volta Vladimir, che era il suo portinaio, che è... Tra l'altro, scusa, portinaio realmente esistente? Non esistito, esistente ancora. Esistente ancora in una casa in zona centrale, portinaio di un'amica. Dopo possiamo andare a trovarlo se ci dici quello. L'amica è in sala, va bene. Allora, questo portinaio dice, il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa, il secondo momento migliore è adesso, ora. Preso completamente fuori contesto,
sono quelle frasi che significano un po' tutto e non significano un po' nulla. Però in realtà mi sembra un titolo molto calzante per questo libro. Da dove hai preso questa frase? Perché hai titolato il libro così? E cos'è questo secondo momento migliore? Soprattutto rispetto al primo momento migliore, che in teoria dovrebbe essere l'unico momento migliore possibile. Allora, la frase viene da un'intervista letta su Vanity Fair, credo, se non ricordo male, di cui non ricordo nient'altro, quindi sicuramente aveva un contesto molto intelligente attorno, ma io non lo ricordo. Però la frase mi aveva colpito molto. No, forse anche no, era semplicemente un proverbio. La frase mi era piaciuta molto perché mi sembrava che lasciasse sempre aperto il fatto che, cioè, mi suggeriva che anche se sbagliavi una volta, in fondo c'erano sempre occasioni per recuperare. E non l'ho collegata su, mi ricordo che la frase mi aveva colpito e l'ho appuntata nel quaderno dove appunto le cose che mi piacciono, che so che un giorno potranno tornare utili in qualche scritto di qualche tipo. E l'ho tenuta lì e solo molto dopo mi sono accorta che spiegava molto della storia che stavo raccontando, che è una storia di errori, che è una storia di un protagonista che una volta è entrato nella maturità, però nell'età adulta si rende conto che sta dimenticando delle parti di sé che erano importanti. Quindi è una storia di errori e alla fine questo suggerisce in fondo che il secondo momento migliore può essere ogni giorno della tua vita se sei abbastanza sveglio da saperlo cogliere. Quindi mi è piaciuta molto questa frase, l'ho voluta inserire. Non ho trovato onestamente una maniera migliore se non farla raccontare dal portinaio. Effettivamente. Non è sempre che tutto in effetti nel libro deve essere perfettamente ricollegato al suo contesto. Quindi mi è sembrato anche giusto decontestualizzare. Bene, quindi visto che siamo in argomento parliamo di personaggi. I personaggi del libro sono essenzialmente quattro, però tre, quelli principali. Sono Alberto Kaufmann, che è il protagonista, Virginia, che è la sua fidanzata, all'inizio non lo era, poi lo diventa, Susanna, che è una terza del gruppo, e Bronson, che è l'amico con il tumore al cervello, che anche se in realtà non compare praticamente mai. La cosa che viene in mente subito è che sono nomi un po' strani, cioè quello si chiama Alberto Kaufmann, l'altro viene chiamato Bronson, eccetera. Quindi raccontaci un po', sì, l'idea dietro proprio i nomi, nel senso toponomastico. Sì, in effetti i nomi non suonano molto italiani e quando devono suonare italiani sono storpiati in dei soprannomi. Bronson l'ho trovato, era il nickname di un amico che si è chiamato così sulla sua pagina Facebook e mi piaceva, e solo dopo l'amico mi ha spiegato che Bronson era il carcerato più famoso d'Inghilterra. Ma il film è venuto dopo. È venuto dopo. Sì, posso dire a scusanti della mia ignoranza. I nomi sono stranieri perché c'è una lezione imparata dal fumetto che quando un personaggio non è troppo collocato, non è troppo descritto e non è troppo esattamente quell'essere umano lì, è più facile immedesimarsi. Per quello mi è piaciuto dare dei nomi stranieri. Mi sembrava che fosse più semplice per il lettore immedesimarsi, quindi il personaggio potesse avere un'universalità maggiore. E per quello il cognome del protagonista è straniero. E Susanna prende il nome da una collega di lavoro che si vede che mi è rimasta. Immaginavo, ti conosco. Mi è rimasta molto nel cervello. E Bronson era solamente che mi piaceva, mi è piaciuto subito come suonava. E poi quando ho scoperto questa storia del carcerato più famoso d'America, è ancora meglio. Però sì, questa è una lezione presa dal fumetto. Poi dovremmo anche parlare di fumetti. Però prima, questo libro ha un rapporto particolare con i personaggi. Io, e credo anche a molti altri lettori, quando cominciamo a voler bene i personaggi di cui leggiamo, iniziamo a immaginarci. Aiutati dalle descrizioni che fa l'autore del libro, ce li immaginiamo fisicamente, e poi quando fanno i dialoghi nel libro, anche noi ci immaginiamo le loro facce che parlano, i loro corpi che interagiscono. In questo libro qui i personaggi sono descritti in un modo un po' particolare, nel senso che non vengono mai descritti fisicamente in un solo momento, quindi non c'è mai che quando
tu presenti un personaggio, racconti alto, chi neri, eccetera. Ma ogni tanto vengono messi qualche indizio da poco, tipo spalle larghe, tipo capelli biondi, lunghi, e basta. È come se tu volessi dire ai tuoi lettori, vabbè, io non voglio imbrigliare la vostra immaginazione. Voi immaginatevi come volete, io ogni tanto vi do qualche indizio, qualche dritta per mettervi sul binario giusto. Però questi personaggi non sono miei, sono vostri. E quindi io ve li regalo non circoscrivendoli troppo. Me lo sono sognato oppure è davvero così in questo libro? E se è davvero così, perché? Urca, dici che ho sbagliato, dovevo descriverle di più. In realtà no, è vero, no, al contrario. Adesso che me lo fai notare, l'unica descrizione fisica decisa e sicura che do è la testa pelata di Bronson. Hai ragione. Secondo me questa cosa è sempre legata al fatto di non descrivere troppo per facilitare l'immedesimazione del lettore. Questo potrebbe centrare. E poi non, probabilmente mi sembravano personaggi così veri perché sono un collage di modi di dire, di modi di fare, di caratteristiche di persone che io conosco. È un tale collage di persone che conosco che probabilmente mi era sembrato quasi difficile entrare troppo nel dettaglio, nella descrizione. E poi in fondo che uno abbia i capelli castani o biondi non mi sembrava così rilevante. Nella quello che poteva fare. Alla fine poi i personaggi sono molto descritti dalle loro scelte, quindi credo almeno. Vorrei che fosse così. O forse ho solo sbagliato. No. Chi può dire chi ha sbagliato, chi ha ragione? L'edito. Dopo ti dico. Bene, siamo arrivati al primo momento in cui coinvolgiamo il pubblico, perché voi credevate che solo alla fine, invece anche adesso. Però bisogna fare una premessa. Esatto, giusto. Bisogna fare una premessa. Immagino che in sala qualcuno abbia già letto il libro e qualcuno no. Quindi noi chiederemo a quelli che hanno già letto il libro di darci una mano e a quelli che non hanno letto il libro un ringraziamento personale per il servizio che gli stiamo per fare. E questo momento si chiama il momento del fantacasting, che è questo. Chi non ha letto il libro e vuole sapere bene o male cosa succede, bene o male come sono questi personaggi, noi non possiamo stare qui a raccontare esattamente come sono, cosa fanno i personaggi, altrimenti gli rovineremo la lettura. Parecchio anche. Ma anche molto. Quindi un modo che io ho provato qualche altra volta e funziona abbastanza bene è quello di fare il fantacasting, cioè l'autrice Valentina e chi vuole, chi ha letto il libro, prendendo i 3/4 personaggi principali, ci dicono secondo loro chi, quali attori o quali personaggi che hanno fatto quegli attori di film molto conosciuti potrebbero prendere il loro posto in un plausibilissimo film di questo libro. Sì, lo stiamo già facendo? No, decidiamo insieme il casting del film. Quindi avrete anche i vostri nomi nei titoli di coda, se ci aiutate. Me ne è venuto in mente uno. Benissimo. In questo modo noi riusciamo a parlare dei personaggi senza parlare dei personaggi e riusciamo a raccontarveli senza rovinare la lettura. Io personalmente, quello che mi è venuto in mente immediatamente, due mi sono venuti in mente. Allora, Bronson mi è venuto in mente immediatamente, però forse questo non è molto famoso, ma per i letterati sì, Giorgio Vasta, che me lo immagino Bronson. Non me lo potevi dire prima, così non facevo la figura di quelle che non li sapeva. Certo che no. Invece Susanna, che è l'amica di Bronson, che a un certo punto limonano anche, ma poi non limonano più, ne parli di capire, non è uno spoiler. Ci sono dei baci. Troppo. Secondo me Jasmine trinca nel Caimano, esattamente lei. Però i 3 personaggi principali, che sono Bronson, Alberto Kaufman e Virginia, io vorrei sapere da te, vorrei che tu coercissi il tuo pubblico a dirlo, chi potrebbero essere in un possibile fantacasting. Allora, secondo me, dico quello che mi è venuto in mente. Virginia è però qua devi ritrovare tu il titolo del film. È la protagonista femminile di quel film dove c'erano 3 personaggi che a un certo punto. Scrivo su Google: 3 personaggi femminili. A un certo punto c'era una bellissima scena in cui correvano a piedi per il Louvre e decidevano che dovevano vederlo tutto in un giorno. Ma non è The Dreamers? È The Dreamers. Come si chiama lei? Chi lo sa? Urca, che preparazione!
proprio lei. Diciamo però che Virginia è meno promiscua di Eva Green nel film The Dream. Sì, sì, perché è una brava ragazza. È una brava ragazza. Decisamente. Secondo me Virginia è lei. Uh-huh. E invece... Alberto. Vale anche Buccino in cosa, come in, nel primo no, film, vale. Che ne sarà di noi. No, non vale. Non vale. Secondo me lui mi viene in mente, però... Ah, secondo me... È un Jude Law da giovane. Meno stempiato. Meno stempiato e meno fedifrago. Ok. Non fedifrago, non stempiato. Ma anche un Giorgio Pasotto. Beh, Giorgio Pasotto. No. Vabbè, mamma mia, ha fatto l'ultimo bacio. No, non ci piace. Silvia Giannatti. Parlando di Alberto Kaufman, viene in mente questa cosa, cioè che questo libro ha una voce narrante maschile. Tu sei una donna e usi una voce narrante maschile. Perché? Perché? Ma non tanto perché che è meno rilevante, ma usandola che cosa succede? Ma questa cosa me la sono chiesta, quindi per una volta una domanda non mi coglie impreparata. Credo per una volta non una domanda. Quindi posso spiegare perfettamente perché. Perfetto. No, in realtà non le posso spiegare perfettamente, ma io credo che se avessi. Quando devo usare un personaggio femminile, per un personaggio femminile diventa rilevante da parte del lettore sapere se è bionda, se è bella, se ha un seno grosso e prosperoso oppure no. Se ha avuto qualche trauma di brufoli o apparecchio per i denti durante l'adolescenza. Quindi secondo me un personaggio femminile è un essere umano nascosto dietro una maschera di ragazza e si porta dietro un peso maggiore che invece un personaggio maschile può non avere. E mi sembra sempre più leggero il personaggio maschile, lo si può lanciare nelle vicissitudini della vita senza questo bagaglio di apparenza. Cioè diventa un termine estensivo per l'essere umano, il maschile. Sì, ecco, probabilmente qua sbaglio, però per me c'è l'essere umano e l'essere umano dietro una maschera di ragazza barra donna. Ok. E quindi in questa storia non mi serviva avere quel bagaglio, quella cosa in più. Però questa può essere una mia deformazione. O se no, la seconda possibilità era che in un'altra vita ero un giovane uomo. Può essere anche questo. Questo mi sembra molto più plausibile di una tua scelta editoriale. Parlavamo prima, mentre bevamo lo spritz, e tu usavi questa parola per definire le storie di questo romanzo, che è saccheggio selvaggio. Due parole. Quindi... all'interno di questi libri ci sono molti innesti, perché poi c'è anche la letterazione, saccheggio, selvaggio apposta. Possiamo chiamarli furti, credo. Proprio. No, beh, la letterazione è meglio. Tanto ormai è uscito. Furti furtivi. Cioè, questo libro ha molti innesti di storie vere al suo interno, quindi tu, confidando anche nel fatto che nessuno che non ti conosca non possa mai capire... No, lo capiscono, sì. Lo capiscono meglio. Lo capiscono per comunque, capire. Allora, siamo arrivati al momento dell'aneddotica. Che è un momento preferito dal pubblico. Metto preferito quando dobbiamo parlare. Quello è aneddotica, non è preferito. Quindi raccontaci un po' di aneddoti veri che si sono finiti in questo libro, come ci sono finiti e come ne sono usciti quando il libro è stato chiuso. Allora, secondo me la verità è questa. Già è una fatica, cioè c'è un grosso lavoro nel cucire insieme un romanzo, mettere insieme una struttura, un plot, tutte cose che abbiamo, secondo me, imparato, in particolare noi due da fumettisti, quindi tu in particolare sai di cosa sto parlando. C'è un grosso lavoro dietro una struttura di un romanzo. A questo punto si aprono due possibilità. O prosegui, ti fai carico di un'altra grossa parte di lavoro e decidi di inventare da zero, o se no decidi di saccheggiare brutalmente dalla realtà che ti circonda. Io ho scelto da persona pigra questa seconda strada. Che comunque... Pigra o furba? No, furba non lo so, furba in senso, non in senso positivo, non in senso mondiale. No, in senso sveglia, sì. In senso sveglia. In realtà ho pensato, cioè, c'è un così tal gran quantitativo di cose straordinarie che si palesano nella realtà, nella vita degli amici, dei parenti intorno a me, che bisogno c'era di inventare dal nulla, quando già la vita mi offriva, mi regalava aneddoti
e gag esilaranti. E quindi io ho veramente, sì, ho veramente saccheggiato. E raccontiamo qualche aneddoto. E l'ho fatto in una maniera infida, perché ho raccolto storie raccontate da amici che in delle sere, che magari avevano bevuto, poi non si ricordavano di avermele raccontate. E ho fatto un saccheggio brutto. E l'ho detto alle persone che avevo saccheggiato solamente dopo, quando il libro ormai sapevo che sarebbe uscito. È interessante notare che non ho saccheggiato niente da quei quattro amici avvocati che ho. E questo secondo me un po' dice... è una dimostrazione di consapevolezza, esatto, di quello che stavo facendo, e quindi un po' mi scuso. Quindi, di base, tutta la storia è vera, devo dire. Cioè, la storia di un'amicizia di due ragazzi di cui un tumore mi è stata raccontata una notte da un amico, che poi non si ricordava più di avermela raccontata. Però molto elegantemente non ha detto niente. C'è un sacco di cose vere. Un amico è citato col suo nome, è un amico mio vero che esiste. C'è un aneddoto che a un certo punto mi è stato chiesto se era veramente necessario tenere, io ho chiesto sì che venisse tenuto, in cui si cerca di curare un pesce rosso malato sciogliendo una aspirina nell'acquario, il veterinario dice non è proprio la strada, e allora si chiede se si può sciogliere dei fiori di Bach nell'acquario, il veterinario a quel punto dice non ho nulla in contrario. Questa cosa assurda. Diciamo il pesce poi? Il pesce poi è guarito. Sta bene. No, non sappiamo se sta bene oggi. Però allora sta bene. Ecco, questa cosa in realtà è successa davvero a mio cugino, che ha lavorato in uno studio di architetti newyorkesi, e davvero lui ha fatto questa surreale chiamata con il veterinario per sapere se poteva mettere una aspirina nell'acquario. Tantissime cose sono state rubate. Però io non rinnegherei questo. Assolutamente. Perché inventare quando già la vita ti offre tanti stimoli? Sicuro, poi c'è anche Lorenzo. Poi c'è anche Lorenzo, mio fratello che compare che compare nel libro. Però se lo meritava. Vorrei raccontare in due parole l'aneddoto che lo riguarda. Lui ha una notte fuori dal tunnel, che è un locale milanese in una zona poco raccomandabile, esce... Già fuori dal tunnel, detto così, potrebbe sembrare. Ma infatti era anche un po' metaforico. Era anche un po' fuori. Esce da questo locale chiamato tunnel e scopre che gli stanno cercando di rubare il motorino. Lui che cosa fa? Riconosce l'accento, che non voglio dire per non macchiarmi di luoghi comuni. Comunque, di Pordenone l'accento. Diciamo di Pordenone. Non lo era, ma faccio anche sì. Riconosce l'accento di Pordenone del ladro, e a quel punto lui simula esattamente quell'accento in modo da convincere il ladro: ehi, siamo dello stesso paese. Lo tira talmente in mezzo che non solo il ladro non lo accoltella, non gli ruba il motorino, ma il ladro gli allunga 5 euro per fare benzina, perché lui non li aveva e il motorino era secco. Questo è un bel numero. E quindi a questo punto io perché dovevo inventare qualcosa, esatto, quando ho sì tanta materia su cui lavorare? Benissimo. Ogni capitolo ha un titolo, e ogni titolo di ogni capitolo è una parte di una canzone. È la prima frase. È la prima frase di tutte? Sì. Non me ne sono accorto, pensate. È la prima frase di ogni canzone con insomma tutte le indicazioni sull'artista e il titolo. Ora, prima che gli avvocati della Universal, della EMI, di tutte le major del mondo ti vengano a prendere da casa, prima di andare in galera, vuoi spiegarci? No, ti prendono da casa, non vedo che ti portano in galera. Raccontaci intanto perché hai fatto questa scelta. E poi se c'è una correlazione, quale correlazione c'è nel caso tra il titolo del capitolo e il capitolo stesso? Dunque, non posso dire che ci sia una correlazione logica oggettiva, ma c'è una correlazione logica soggettiva, nel senso che scrivere è una cosa molto di solitudine, e quindi nelle tante giornate passate da sola a casa, anche un po' in alienazione, era utile ascoltare una canzone per sintonizzarmi con uno stato d'animo, con un momento della storia, e mi sembrava divertente riportare la canzone che stavo ascoltando in quel momento. Quindi ogni canzone che c'è
Sì, più o meno, sì. Diciamo, erano le canzoni che ascoltavo in quel momento. Poi non credevo che sarebbe arrivato fino alla stampa, immaginavo che per ragioni di diritti non sarebbe stato possibile. E invece pare che non finirò in galera, ma io sempre mi aspetto che David Bowie mi venga a chiedere 100 euro per l'utilizzo delle prime due strofe. E mi sembrava poi più bello che non 1, 2, 3, 4. Esatto. In più abbiamo scoperto che Valentina Camerini ascolta il Blink 182 nella sua camera. Aspetta, come aspetta? Io sono andata al concerto. Sì, in realtà il punk anni 90 californiano. Ci sono anche due Green Day. Ci sono due Green Day, sì. E alcuni gruppi tipo JJ72 che non ho il piacere di conoscere. Ascolta. Sì, alla fine era meglio questo piuttosto che, se no, come si intitolano i titoli delle canzoni oggigiorno? Dei titoli? Uno, due, tre. Dei capitoli. Ma sì, beh, i titoli delle canzoni era più simpatico. Più simpatico, non è una risposta intelligente, però. È una risposta simpatica. È una risposta simpatica. Parliamo di scrittura, cioè della scrittura di questo libro. Io e Valentina ci conosciamo perché facciamo entrambi, fra le altre cose, gli sceneggiatori di Topolino. La cosa interessante quando scrivi le sceneggiature per un fumetto è questa, che al contrario dei romanzi, forse il 90% di quello che scrivi in una sceneggiatura non lo leggerà mai nessuno, perché lo leggerà solo il disegnatore che deve disegnarla. E i lettori leggono solo i dialoghi, che sono una minima parte della sceneggiatura. Invece quando scrivi un libro, il 100% di quello che scrivi lo leggeranno. Dipende dall'editor cosa ne pensa. Allora, il 100% dei libri lo leggerà l'editor, poi dipende dall'editor, c'è una delta dal 10 al 100% che lo leggeranno i lettori. Però il concetto rimane. Quindi da un lato scrivere sceneggiature e scrivere libri sembra concettualmente una cosa quasi opposta. Dall'altro però... potrebbe essere che lo scrivere sceneggiature può essere propedeutico nello scrivere dei libri e viceversa. Per non saperne leggere né scrivere, lo chiediamo a te e raccontaci un po' tutto quello che c'è dietro a questa scrittura, alla scrittura delle tue sceneggiature e al tuo approccio con la scrittura per un pubblico in generale. Credo che ci sia un debito di riconoscenza infinito in quella severissima scuola di scrittura che è la redazione di un giornale a fumetti, e non citiamo quale per correttezza. L'ha già detto nella domanda, ero così concentrata sulla risposta che potevo dare che mi è sfuggito. Se potevi intuire. Comunque sì, c'è il direttore di Dylan Dog. Ad esempio, mettiamo che uno debba scrivere Dylan Dog. Sicuro, se a un certo punto perde il senso della storia, credo che vengano scuoiati vivi. Cioè, è veramente... Io ho visto delle pelli che non mi sembravano di animale. Anche secondo me. Io comunque ho visto delle cose brutte nella redazione dei giornali dei fumetti. Quindi c'è un debito di riconoscenza che va dall'infinito all'ultraterreno rispetto a quella scuola di scrittura. Tanto che secondo me da zero scrivere un romanzo brutto è molto più semplice che scrivere una brutta sceneggiatura di fumetti. E quindi io mi porto dietro questo bagaglio di cui non ringrazierò mai abbastanza la vita di avermelo dato, questo peso di scrivere il fumetto, che non è un peso, ma è un peso finché non impari. E detto questo, secondo me un romanzo, una volta che hai imparato più o meno la gestione di una storia, e non voglio presupporre che io l'abbia imparato a fare perché sarebbe poco modesto, però un romanzo è più semplice di una storia a fumetti. Sì. O forse non sono molto brava a scrivere storie a fumetti. Forse sei bravissima a scrivere romanzi. O forse sono bravissima a scrivere romanzi. Però in realtà il mio sogno era scrivere libri di cucina, lo voglio dire adesso così. Ma ci arriviamo adesso. Bronson che scrivevo di cucina. Sì, no, comunque allora la risposta vera è imparato a scrivere un fumetto, a scrivere un romanzo è fattibile. Molto bene, quindi molto presto sarete alla presentazione del mio romanzo, ho appena scoperto che è fattibile. E una cosa legata a questa è quella del finale, nel senso che quando scrivi le sceneggiature lo sai dove vanno a parare, anzi, è proprio il finale che è quello che prende le redini di tutto. Questo libro, senza dire che finale ha, diciamo che ha un finale con la F maiuscola, nel senso che quando tu lo leggi, lo chiudi e dici, ha un finale. Non dire altro che sennò fai spoiler. No, ha un finale, che è una cosa applicabile a qualsiasi cosa. Ha un gran finale. Però ha un gran finale.
Ed è una storia interessante da raccontare tu rispetto a questo finale. Sì, allora io sono una pavida in realtà, sono uno scrivente pavido, per cui di base ho sempre il terrore che di perdere il mio lettore. Io non è che penso tanto alla bella scrittura, a queste cose. Mi concentro terribilmente, ogni pagina scritta penso, cacchio, quello che leggerà adesso si annoia e molla lì. Quindi per me il primo imperativo è fargli girare quella cacchio di pagina, dove cacchio lo immaginate lo trasferisco. E quindi il fondamentale per me era sapere esattamente dove era il finale. Prima di iniziare a scrivere io sapevo, avevo in mente un bellissimo finale e da lì è partito tutto. Bellissimo finale che in questo caso in effetti è una nota dell'autore, credo che questo era a cui si riconnetteva la domanda. Sì, in realtà questo libro nasce, però questa è una cosa un po' triste, però vabbè, possiamo raccontarla. Ma siamo allegri noi, quindi. Sì, possiamo raccontarla precisando ulteriormente che non è una storia triste. Comunque il senso era che cioè la nota finale di questo libro, che segue un finale di stravolgente simpatia, grande empatia e fuochi d'artificio vari, in realtà questa storia nasce e si ricollega a una storia molto triste realmente accaduta, di uno zio deceduto, cerco di usare un termine un po' neutro, però brutalmente morto, molto giovane, di una terribile malattia. E, a me mi ha molto colpito questo fatto crescendo, perché mi sono accorta che questo zio morto giovane rischiava di venire completamente cancellato dalla faccia dell'universo. E quindi a un certo punto ho pensato, non sarebbe male scrivere una storia che in qualche modo lo ricordi. Poi non lo ricorda, perché lo so solo io. Lo ricorda senza ricordarlo, che è il modo migliore per ricordare le cose. Grazie di essere uscito dall'impasto. Comunque, mi piaceva l'idea di scrivere una storia che in qualche modo potesse ricordare su una pagina scritta, che dura forse più di una vita umana sfortunata, questo zio morto presto. E questo è la storia ancora dietro tutta la nascita di questo romanzo, una morte prematura. Ti faccio l'ultima domanda. Vai. Ed è questa. Questi ragazzi qui, alla fine della fiera, si fanno 6 tenant medie a sera, e le tenant sono tipo 9 gradi, si fanno i cannoni, si massacrano, e quindi uno che legge una bella idea dice, ah vedi sti ragazzi che ancora adesso buttano via la loro vita bruciandosi i neuroni con la droga. In realtà la cosa secondo me rilevante di questo libro è che il problema in questo libro non è questo innocuo divertimento dei ragazzi, quanto il disfacimento degli adulti. Allora sì, io premetto che cercavo di strapparti il microfono di mano, cioè perché in sala ci sono persone, cioè il mio direttore e mia nonna, dico solo questi. Beh, però l'altra parte però, il libro. Sì. Allora è vero, c'è una sicura scioltezza nel trattare temi di disagio giovanile, chiamiamolo disagio giovanile, ma in realtà no. A mio parere soggettivo, qua il disagio vero ce l'hanno gli adulti, e quindi benché i ragazzi si droghino, tra virgolette, e bevano birra doppio malto, nel mio immaginario c'è molto più disagio tra i 33enni che non tra i 23enni. Poi possiamo cercare di definire disagio. Però lo possiamo disquisire, e ci fare un cannone qui di sopra. E cacchio, ho detto che c'è il mio cacchio. Nonno. Vabbè, insomma. Bene. Nonna, non fumo le canne. No. Scusate, so che non è professionale, ma che imbarazzo è questo? Non è professionale neanche fumarsi, se posso proprio dire. Cosa ha detto? Che cosa? Vabbè. Che non è professionale neanche fumarsi. No. Comunque, noi abbiamo finito. L'ultima cosa che volevo dire è, non so chi l'ha fatta, ma io voglio fare i miei personali complimenti, che hai scelto la copertina, che secondo me è bellissima e raccoglie perfettamente e coglie veramente il senso del libro. Ringraziamo Valentina Camerini, che ha scritto questo bel libro, che invito tutti quelli che non hanno letto a leggerlo. Ma velocemente. Ma molto velocemente. Ringraziamo a Filtrinelli che ci ha ospitato, e ringraziamo soprattutto voi che ci siete stati ad ascoltare per 43 minuti. Eroi!
Grazie.